Ciao a tutti dalla Selezione Nazionale Piloti e da Nicola Castiglione. Stavolta l'ho detto al contrario per rompere un po' la monotonia di questi giorni. Allora, ultimo pomeriggio di test in Bahrain, ultima giornata ovviamente prima del Gran Premio della prossima settimana. Che cosa abbiamo visto questo pomeriggio? Allora, ci sono stati i team che si sono alternati un po' tra long run e un po' tra time attack, quindi cercare di fare stint brevi, ma vedendo che tempo ne viene fuori. Alla fine il miglior tempo di tutti, per quel che può valere il tempo in questa fase del campionato, l'ha fatto Max Verstappen, il campione del mondo in carica, che è stato l'unico a scendere sotto l'1,32, ha fatto 1,31,7 con le gomme più morbide della Pirelli, le C5. Dietro di lui un ottimo Charles Leclerc con 1,32,4, però con le gomme C4, sempre le rosse, ma un pochino più dure. Poi abbiamo anche Alonso che con l'Alpine è risalito in terza posizione, sempre con le C4. E anche abbastanza vicino a Leclerc. Ora bisogna vedere se è migliorata tanto l'Alpine o piuttosto se la Ferrari appunto si è conservata qualcosa nel taschino. E poi ancora Russell con la Mercedes, stavolta con le C5. Ora, l'abbiamo detto tante volte, tutti i team in questa fase si nascondono, i tempi contano veramente poco. Quello che conta di più è il rilevamento che arriva dal GPS che ci fa un po' capire come sono messi i top team e a quanto pare Ferrari, Mercedes, io magari Dio, mi piacerebbe averne quattro anche la McLaren. Quindi Ferrari, Red Bull e Mercedes sono abbastanza vicini un po' con tutti i tipi di gomma. Se dovessi fare una classifica personale, però non guardando i tempi, ma guardando un po' quella che è la guidabilità delle vetture, quindi osservando i piloti, soprattutto dagli onboard camera, attraverso l'esperienza che ho di pilotaggio anch'io, io direi che la Red Bull è quella che si lascia guidare meglio anche una volta portata al limite. Subito lì attaccata c'è la Ferrari, indubbiamente in questo momento la più nervosa di tutti è la Mercedes, che è davvero un po' imbizzarrita rispetto alle altre due macchine. Scendiamo invece un po' più sul tecnico. Allora, abbiamo detto Verstappen con la Red Bull modificata alle fiancate, come vi ho fatto vedere questa mattina, nella foto sopra le nuove, nella foto sotto le vecchie, quelle che hanno girato per i primi 2 giorni e per tutti i test di Barcellona, è andata veramente forte. In cosa è cambiata la macchina? Allora, si cerca, come potete vedere da queste frecce e confrontando le due fiancate, allora, con la fiancata nuova c'è un corpo vettura molto più aderente a quella che è la parte interna della vettura. Guardate come a un certo punto, più o meno dove c'è la A, la fiancata scende in maniera repentina rispetto a come era prima, che aveva un andamento molto più regolare. Ebbene, questo viene fatto per far aderire l'aria e farla scendere verso il basso il prima possibile, in modo da convogliare poi tutta quest'aria che va a sbattere contro il fondo verso la parte posteriore della macchina, quindi verso la parte bassa dell'alettone posteriore, che si chiama beam wing, spero di averlo detto bene. Ebbene, in questo modo le fiancate, oltre ad essere più leggere, più snelle, più penetranti, riescono a far aderire meglio l'aria, a farla scendere, renderla più, portarla più velocemente verso il fondo della vettura, generando deportanza. In questo la Red Bull è diventata ancora più guidabile perché, appunto, migliorando la deportanza si migliora la tenuta e quindi la facilità di guida dell'auto. Quindi da qui la Red Bull dovrebbe portare qualcos'altro in vista del prossimo
cioè del primo Gran Premio, però ha fatto uno step non indifferente, risparmiando anche pare 1,2 kg, però su questa cosa non ci metto la mano sul fuoco. Andiamo in casa Ferrari. La Ferrari con Leclerc ha fatto un lavorone questo pomeriggio, ha provato sia con poca benzina ma anche con tanta benzina. In particolare ha fatto due stint molto lunghi, di cui il più importante con le gomme gialle, che credo siano le gomme sulle quali la Ferrari punta di più in vista della gara, perché nella 3 giorni ha lavorato soprattutto su questa mescola. La macchina si è comportata bene, con tanta benzina girava intorno all'1,37, però ripeto, non conosciamo qual è la mappatura del motore, quindi è possibile che questo 37 facilmente possa diventare un 36 basso o un 35 alto. Parlo di tempi con un importante carico di benzina. Però la Ferrari non ha lavorato solo sul passo gara, ha fatto tanti piccoli accorgimenti, come per esempio possiamo vedere da questa fotografia. Le frecce ci indicano dei rattoppi fatti alla parte finale del fondo con appunto delle, chiamiamole così, toppe in carbonio. Sono state provate diverse forme e questa pare essere quella che ha dato i migliori risultati. E sempre a proposito di casa Ferrari, non possiamo fare a meno di parlare dell'ormai famoso maglioncino. Stefano Bianchi ci dice, a parte farmi i complimenti, lo ringrazio veramente di questo, molto elegante quel maglioncino rosso, spero sia un 4 stagioni. Allora ragazzi, vi assicuro una cosa, dovesse essere anche felpato, se porta bene, me lo metto pure a Ferragosto. Quindi state tranquilli che se questa è la chiave di un eventuale successo Ferrari, lo indosserò pure la notte. Ok? Comunque, sempre per concludere, in casa Ferrari sono stati coperti parecchi giri. I due piloti sono abbastanza soddisfatti e parlando un po' con qualche amico, c'è un buon umore all'interno del box della Ferrari, non perché si ha la consapevolezza di essere davanti a tutti, assolutamente no, questa certezza non la può avere nessuno, ma bensì perché si ha la consapevolezza di aver lavorato bene e soprattutto sembra che i tre top team non sono così distanti l'uno dall'altro. È un vero peccato non avere lei tra i top team, la McLaren, che ha girato col solo Lando Norris. Ricciardo è veramente molto sfortunato, ha preso il Covid, quindi in un momento in cui gli serviva indirizzare un eventuale sviluppo della macchina verso il proprio stile di guida e soprattutto in un momento in cui avrebbe dovuto prendere confidenza con la nuova vettura diversissima da quella dell'anno scorso, si è preso il Covid. Però udite udite, a differenza della voce che circolava questa mattina, che voleva o Van Dorn o De Vries come possibili sostituti se Ricciardo non dovesse avere il doppio tampone negativo, dovrebbe arrivare lui, Oscar Piastri, o Piastri che dir si voglia, che è un pilota australiano che ha vinto il mondiale di Formula 2 l'anno scorso, molto molto talentuoso e in forza all'Alpine. L'Alpine si è detta liberissima, a svincolarlo, anzi felice di farlo, pur di dare una chance a questo forte pilota che però rimane legato appunto all'Alpine a livello di contratto. Detto questo, ridiamo un'occhiata ai tempi, anche se sappiamo che contano pochissimo, anche per vedere un po' i giri fatti dai piloti durante il pomeriggio. Verstappen ne ha fatti 53, Leclerc ne ha fatti 50 e ha ottenuto il suo miglior tempo con la C4, la gomma rossa. Comunque andava fortissimo anche con la gialla, in un tempo di attacco, se non vado errato, cioè in un primo tempo con gomma nuova, un primo giro con gomma nuova, aveva fatto 1,33 netto, che comunque secondo me è più alto rispetto a quello che poi vedremo durante la gara. Alonso
Fa bene al morale vederlo lì davanti, mi piacerebbe vederlo in lotta per il mondiale, anche se penso che sia una cosa molto molto difficile. Russell con una Mercedes ancora un po' nervosa e che ha avuto un sacco di problemi in questi 3 giorni di pompaggio ancora sul rettilineo non del tutto risolti, si è piazzata al quarto posto. Poi voglio segnalare l'ottavo di Schumacher per quello che possano contare i tempi. E, a proposito di Mercedes, Hamilton ha detto che loro non sono i favoriti e che vede bene Red Bull e Ferrari. Volete sapere come la penso io? Secondo me Mercedes porterà un bel po' di novità da qui alla prossima settimana per migliorare la guidabilità della vettura e saranno nella partita pure loro. Bene, ridando un'occhiata ai tempi, credo che non ci sia da aggiungere molto, se non che Magnussen dovrebbe girare ancora, o meglio la Haas, non so poi se sarà Schumacher o Magnussen, forse Schumacher, ancora fino alle 18 di oggi, quindi più o meno fino ad ora, perché più o meno quello è l'orario di registrazione di questo video. Bene. Andiamo, gli ultimi due argomenti veloci veloci. Allora, chi è questo pilota? L'indovinello, il quesito degli scorsi video è Stefan Bellof, qui impegnato alla guida di una Formula 2, talentuosissimo pilota belga che correva ai tempi del debutto di Ayrton Senna. I due piloti che si misero in luce nel 1984 in quella Monaco bagnata erano proprio Senna e Bellof, eccezionali davvero. Comunque vi parlerò di lui nella puntata di domani più approfonditamente. Ho messo la foto apposta per introdurre un discorso su di lui. E nulla, penso di aver finito gli argomenti. Domani analizzeremo un pochino nel complesso, la 3 giorni, cercando di leggere tra le righe di questi ultimi test, andando a scorgere qualche altra news a livello tecnico, e vi parlerò anche di Stefan Bellof per farvelo conoscere meglio. A questo punto vi chiedo se vi è piaciuto il video, spero di sì. Condividetelo, mettete un like, un commento e soprattutto, come ci dice, vabbè, il nome leggetelo voi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così possiamo avvicinarci a questa previsione, magari Dio, cioè devi arrivare ad avere 1 milione di iscritti. Mi piacerebbe veramente tanto, mi accontento onestamente anche di meno. Fidatevi, però aiutatemi e aiutateci a crescere perché mi piace davvero fare questa cosa e vorrei continuare a farla sempre meglio e sempre insieme a voi. Bene, da Nicola Castiglione e dalla Selezione Nazionale Piloti è tutto, stavolta l'ho detto nell'ordine giusto. Ci vediamo domani per una nuova puntata. Ciao e buon sabato sera.